Primo stop banca e poi Virgin Mobile. Hello. Abbiamo cambiato i soldi, ci hanno dato i soldi di plastica con la faccione della regina. Ora siamo diretti a Virgin Mobile con Ubers. È successa una cosa fichissima, cioè siamo entrati, ho chiesto un piano dati e mi hanno consigliato di andare da un altro operatore e quindi stiamo andando. Nel mentre ammiriamo questi bei murales, niente male. Ci sono delle cose che stiamo notando un po' strane. Innanzitutto il su di ciume epico che c'è a giro, che direi imbarazzante. Proprio i vetri non hanno mai visto il vetrino qua, magari non ce l'hanno neanche. E poi il fatto che qui è bestiale, perché se devi andare in un posto, giri a sinistra e giri a destra, vai sempre dritto e ci arrivi. È tutto strade dritte, tutte strade dritte, zero rotonde, solo semaforo. Qui il Mavic con tutti sti cavi proprio decollerebbe con piacere. Vedi, 10 giga su 50. Wow, finalmente ce l'abbiamo fatta. Freedom Mobile, pensate, $50 canadesi, che poi più le tasse, la SIM e tutto il resto, viene fuori $68 pagati. E ho 10 giga di traffico LTE e poi oltre 10 giga va la navigazione rallenta e quindi però si riesce a utilizzare tutto, diciamo. E il vantaggio qui è che almeno è un piano prepagato, quindi nel momento in cui non si paga più si conclude da solo dopo 90 giorni. Grazie a Virgin che ci ha segnalato Freedom Mobile. E poi dimenticavo che per fare questo ho utilizzato il mitico HomeTom, che farà da hotspot, e su iPhone avrò wifi. Comunque c'è da dire che sugli operatori mobile siamo fortunati a essere in Italia, perché i prezzi qua sono veramente esagerati. Quasi 50 euro per 10 giga, vi rendete conto? Quello è il boosted board di Casey, avete visto? Boosted board fighissimo. Pazzesco, c'è pure la nebbia qua. Lo scopo di questo viaggio è quello di trovare il lavoro in Canada e ora siamo in questo centro per l'occupazione, vediamo che ci dicono. Per la prima volta mi hanno chiesto se sono uno youtuber. Comunque per lavorare qua mi sa che ci sarà un episodio dedicato in uno dei prossimi giorni, un travel vlog magari con tutte le info, perché l'argomento è complesso. Alle mie spalle il Rogers Center di là e poi c'è anche la CN Tower. Sarebbe proprio ganzo qua far volare il DJ Mavic Air, solo che non c'è quello. Notare la nebbia spettacolare sulla CN Tower. Dobbiamo provare. Qui alle mie spalle, anzi no, qui di lato c'è il Rogers Center. Mentre di qua c'è la CN Tower, il problema è che c'è questa nebbia, anche se c'è questa luce un po' strana che non ci permette di vedere nulla, quindi dall'alto è praticamente inutile andare. Dietro alla CN Tower, ovvero di qua, ora giro, guardate, c'è l'acquario che probabilmente visiteremo pomeriggio.
dato il tempo. Tra l'altro il lago, che è dalla parte opposta alla mia, dovete vedere, è una roba esagerata, cioè proprio nebbia bestia. Tra l'altro è decolato anche un aereo, perché sul lago praticamente c'è un aeroporto molto vicino alla città. Infatti questa è tutta NFZ, non si può assolutamente volare qui, anche se sarebbe molto fico, ed è scomparso nelle nuvole mentre decollava, quindi epico. Intanto avete visto un po' di timelapse fatto con la iCam. Forse faremo il Toronto City Pass, che c'è anche il biglietto dell'acquario, della CN Tower e poi anche dello zoo. La cosa che mi sta piacendo di questa città è che trovi camminando in giro, cioè mano a mano nelle varie stradine, senti frittini, senti panino, odore di panino, quindi sono un sacco di gusti nell'aria. E poi tra l'altro nel biglietto di prima che dicevo c'è anche la Casa Loma, che è quella infestata. E pure il gioco di Kung Fu Panda, guardate. Praticamente c'è una mega sala giochi, ristorante, bar, giochi. Ed è il locale più frequentato dai torontesi. Questo monospalla domani lo cambio perché mi sta fracassando la spalla destra. E poi non c'è spazio per l'altro. Fondamentale in viaggio. Ora si va a mangiare, chissà dove. Abbiamo trovato la Guinness. Wow. Gusti un po' particolari ma buoni. Però è figa l'insalata così. Classica verdurina bella crudina. E come raccontavo ieri ci sono le tasse. Infatti come potete vedere in questo scontrino il 13% è di tasse. Mitico hometown, grazie a lui ho vinto. Ed è un'emozione, direi, unica. Allora, che dire, molto buono questo localino, questo qua alle mie spalle, ve lo lascio in descrizione, merita, neanche più di tanto caro. Ora andiamo a vederci l'acquario famoso. Il riflesso della CN Tower sul palazzo che trovate alle mie spalle è veramente bello. Stiamo andando su giusto per esplorare, ma qui in realtà è la Union Station. E poi come avete visto è veramente bella questa costruzione. C'è quella mucca lì dietro multilingua, multilanguage. Su quegli schermoni lì, quegli schermi giganti, c'era un timelapse di Toronto di notte, veramente bello, molto molto figo. Diciamo qui stanno costruendo veramente tanto e direi che l'economia va più che bene, almeno sembra. Alla fine abbiamo deciso di fare il Toronto City Pass, perché già facendo tre attrazioni, già vedendo la CN Tower, questo acquario e poi la Casa Loma, siamo oltre il valore del City Pass, quindi se ci dovesse scappare anche un'altra cosa è gratis praticamente. Yeah.
troppo bello questo acquario. Siamo sul tappeto, ci sta portando attraverso il tunnel. Bello, bello, bello. Mamma, com'era? Viscidoso? Ma neanche tanto, abbastanza ruvidino. Voto finale a questo museo direi positivo. Merita, molto carino. E ora che si fa? Ora si va con Ubers verso il supermarket per fare la spesuccia e dopo casa. Si montano video. Una marea di video c'è da montare, è proprio una marea. Visita terminata, ufficialmente finita, ora siamo allo shop, vediamo se c'hanno qualcosa di interessante. Hello. Siamo su un Uber stracomodo, diretti verso il supermercato di ieri che era chiuso. Nel mentre ho scritto all'ente che regola l'aviazione, i trasporti, qui in Canada, perché dalla normativa sembra che non si possa volare ovunque praticamente, neanche fuori città, e quindi vediamo che rispondono. Dovrebbero rispondere velocemente, speriamo. Qui il DJ Mavic Air non vedo l'ora di volare, eppure noi. Thank you. Qui comunque il servizio di report sulla plastica non l'hanno proprio visto. Do you want a plastic bag? Arrivati a casa, giornata conclusa praticamente, manca la cenetta. Vi lascerò con le ultime immagini di questo bel piattino a $6.99. Fantastico. Tanto grazie per la visione e a domani con l'episodio numero 3 da Toronto, come dicono qua. Ciao a tutti.